Linea Ciotti. Si gioca a Torino il terzo minuto della ripresa, ancora la situazione invariata con la Juventus in vantaggio per 1-0 per l'autorete di Colantuono sopraggiunta al 38esimo. A Torino tempo piovoso, terreno leggermente allentato ma comunque perfettamente agibile, direzione arbitrale affidata a Baldas che si avvale della collaborazione dei guardaline Bruno e Calabretta. A riposo precauzionale Caprini, nella Juve i difensori esterni sono Favore e Bruno, mentre in prima linea Alessio continua a sostituire Mauro e Napoli subentra nel pacchetto centrale a Bonini. L'Avellino dal suo canto fa esordire l'ex juventino Storgato ed eccoci ad una nota davvero di colore e di colore rosa. La Juve infatti, che celebra in questi giorni come sappiamo il suo 90° anniversario, ha voluto rendere omaggio ai suoi esordi indossando le stesse casacche rosa dei suoi primi anni di vita. Le maglie bianche e nere provenienti da Nottingham vennero infatti adottate solo nel 1903 quando il club era in attività già da 6 stagioni. Ma veniamo alla cronaca. Juve subito in attacco, contenuta con qualche affanno dalla difesa irpina, impegnata peraltro solo da conclusioni da fuori di Magrino e Napoli. L'Avellino rompeva l'assedio solo al 25esimo con una debole girata di testa di Benedetti controllata senza problemi da tacconi, mentre un minuto dopo una secca punizione di De Agostini terminava di poco al lato. Alto un destro al volo tentato da Alessandro Bertoni alla mezz'ora, sciupata da Napoli al 31esimo, una opportunità fornita agli da De Agostini. 7 minuti dopo la Juve era in gol, lungo spiovente da destra di De Agostini che raggiungeva sulla fascia sinistra dell'area avversaria Brio, deviazione volante dello stopper juventino verso Rascia appostato nell'area piccola che interveniva a valanga insieme a Colantuono che a nostro avviso toccava per ultimo, sicché la rete gli va attribuita, sempre a nostro avviso dunque, si è trattato di autogol. Rascia comunque andava di nuovo pericolosamente al tiro al 40esimo, su servizio di Laudrup, e Di Leo rispondeva con un ottimo intervento in tuffo. In apertura di ripresa la Juventus ha sostituito Magrin con Vignola, che ha preso appunto il posto dell'ex Atalantina andando a far coppia come interno con De Agostini. Siamo giunti al 5° minuto, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0, linea Lecce. La linea a Torino. Benissimo, a Torino si gioca il 20° minuto della ripresa, la situazione è invariata con la Juventus cioè sempre in vantaggio per 1-0 grazie all'autorete di Colantuono sopraggiunta a 7 minuti da riposo su intervento di Rush. Vi ricordiamo che è a riposo precauzionale Cabrini che verrà ripresentato in Coppa. È ancora indisponibile Mauro, quindi la Juve utilizza uno schieramento inedito che la vede in campo con tacconi tra i pali, Favore e Bruno difensori esterni, Brio difensore centrale, Tricella libero, Napoli mediano di spinta, Alessio e Laudrup attaccanti di fascia, Vignola e De Agostini interni e Rasce prima punta, Vignola subentrato in apertura di ripresa a Magrin. L'Avellino fa esordire il neoacquisto Storgato, ex juventino, sicché Bersellini schiera una formazione che presenta Di Leo tra i pali, Ferroni e Morelli difensori di fascia con Antuono stopper, Storgato libero, Benedetti laterali a sostegno, Alessandro Bertoni alla direzione. Gazzaneo e Di Mauro interni, Anastopoulos e Schachner di punta, Di Mauro subentrato 2 minuti fa, cioè al 64esimo, a Colomba. Ancora un'azione in ripiegamento difensivo di Anastopoulos che è stato ammonito qualche minuto fa, esattamente al 63esimo, per aver abbandonato la barriera portandosi sul tiratore Vignola in occasione del calcio piazzato per la Juve in anticipo rispetto al fischio arbitrale. Mentre però bisogna ricordare che in questa apertura di ripresa gli irpini si sono fatti particolarmente pericolosi in almeno 4 occasioni. Prima con un tiro in corsa di Alessandro Bertoni, quindi con una girata di testa di Benedetti, in entrambi i casi tacconi ha risposto da campione, così come ha fatto al 10° sull'irrompente Schachner. Mentre un cross di Bertoni esattamente all'11esimo metteva Schachner nelle condizioni di effettuare una specie di capolavoro in acrobazia, una rovesciata a forbice che impegnava di nuovo severamente il portiere della Nazionale Olimpica. C'è adesso ancora una punizione in fronte all'Avellino, si gioca esattamente il 21esimo, palla collocata ai 30 metri con Benedetti e Gazzaneo sulla linea di battuta, barriera juventina formata da 4 uomini, con De Agostini che sollecita anche Tricella a raggiungerlo per formare muro in occasione di questo calcio piazzato accordato agli ospiti. C'è ancora qualche momento di esitazione mentre anche Gazzaneo va in barriera per disturbare la difesa juventina, non tira invece Benedetti, allarga sulla destra, parte il cross sotto misura, Schachner girata ravvicinatissima, salva Tricella rinviando oltre il fondo e quindi in calcio d'angolo. Se De Luca è d'accordo vorrei seguire questo tiro da bandierina per l'Avellino. Fate la linea. Incaricato di battere il tiro da bandierina Alessandro Bertoni alza l'altezza del primo palo, colpo di testa di Schachner, rinvia ancora Brio. Siamo giunti al 22esimo della ripresa a Torino, Juve sempre in vantaggio per 1-0, linea Luzzi. Colombo ha recuperato il pallone in lotta con Crippa, i due lottano piuttosto. Scusa Enrico, ti devo interrompere. Da Torino, raddoppio della Juventus e questa volta la paternità del gol è da attribuire decisamente a Rush, che se n'è andato sulla sinistra, ha chiamato fuori dai pali Di Leo e lo ha battuto con un pallonetto molto morbido che è andato a concludere la propria corsa nell'angolo a mezz'altezza al livello del secondo palo, quello cioè alla sinistra del portiere avellinese. Pertanto esattamente alla mezz'ora della ripresa a Torino,
2-0 per la Juve, a te Enrico. Bene, grazie Sandro. Linea Ciotti. 9 minuti alla conclusione a Torino, Juventus sempre in vantaggio per 2-0, il raddoppio firmato da Rush qualche minuto fa, esattamente al 75esimo. Nel frattempo vi aggiorniamo circa le sostituzioni operate dalle due panchine. In apertura di ripresa Vignola per Magrin, successivamente Di Mauro per Colombo al 64esimo, Bonini per Laudrup al 73esimo, Mariani per Murelli al 75esimo. Un tentativo offensivo dell'Avellino condotto sulla destra da Schack e cross dell'austriaco, rinvia di testa Brio sui piedi di De Agostini, che ha qualche difficoltà a mantenere la palla in gioco, ma alla fine vi riesce appoggiando in disimpegno su Favre. Da questi ancora De Agostini, l'ex veronese ha orientato il suo servizio sulla sinistra dove scatta leggermente in ritardo Vignola, sopravanzato dall'intervento tempestivo di Cazzaneo. Cazzaneo mette la palla a terra, serve successivamente Di Mauro, la giovane punta avellinese scambia ancora con l'ex bolognese, palla a Alessandro Bertoni, siamo all'altezza del quarto di ventina, ha fatto filare il disimpegno di Bertoni sulla sinistra per Colantuono, che a sua volta mette in movimento ancora Schachner, ancora all'indietro verso il numero 5 degli Irpini, Colantuono, traversone di quest'ultimo, rinvia di testa Vignola. Siamo giunti esattamente a 8 minuti dal termine, Juve sempre in vantaggio sull'Avellino per 2-0, linea Luzzi. Va avanti Torino, 4 sì. minuti al termine tra Juventus e Avellino, con Juve sempre in vantaggio per 2-0, bella azione offensiva sulla destra condotta da Alessio. L'ex avellinese viene fermato dal capitano degli Irpini, Ferroni, ha ereditato i gradi di capitano da Colombo, che ha dovuto uscire per cedere il suo posto, mentre c'è ancora Alessio impegnato in questo tiro della bandierina, che viene calciato alla destra della porta difesa da Di Leo, breve rincorsa di Alessio. Nei suoi paraggi c'è Bonini, che detta il disimpegno ma preferisce il cross verso il centro dell'area di rigore. Colpo di testa di Brio, portatosi come al solito a sostegno, e palla sul fondo. Siamo giunti a 3 minuti e mezzo dalla conclusione a Torino, Juve sempre in vantaggio sull'Avellino per 2-0, linea Dezio Luzzi. Grazie Sandro. Lo sguardo alla C1, vi dico i risultati. Scusa Massimo, Ciotti. Terzo gol della Juve proprio con Alessio, di cui avevamo sottolineato le ottime giocate poco fa. Ha conquistato palla quasi a livello dei 16 metri, ha visto Di Leo fuori dai pali e lo ha beffato con un pallonetto che ha scavalcato il portiere ospite collocandosi a rete. E pertanto a 3 minuti dalla conclusione, Juve 3, Avellino 0, a te Massimo. Grazie. Ecco il pallone sulla sinistra ancora, recuperato da Corradino. Enrico, il finale da Torino, Juve batte Avellino 3-0, a te la linea. Bene, grazie Sandro. La linea Massimo De Luca. Chiamo in causa Sandro Ciotti, dunque la Juventus ha celebrato i suoi 90 anni con una vittoria, salvo che Sandro dovrà poi dimostrare in trasferta forse di essere avviata a nuova giovinezza, no? Ma sì, indubbiamente, comunque la squadra mi pare molto migliorata, soprattutto per quanto riguarda la rapidità con cui riesce a ribaltare finalmente il gioco dalla propria area a quella avversaria. Ha voluto, come tu hai ricordato, celebrare il 90° anniversario indossando tra l'altro le maglie rosa delle sue primissime stagioni ed è subito partita in forcing, costringendo l'Avellino nei 16 metri di Di Leo, che tuttavia solo raramente veniva impegnato in modo severo. Gli insistiti attacchi della formazione di Marchesi approdavano comunque al gol a 7 minuti dal riposo, quando un simultaneo intervento sotto misura di Rush e Colantuono su deviazione aerea di Brio, pescato da un lungo spiovente da destra di De Agostini, faceva carambolare la palla alle spalle del portiere Irpino. L'Avellino si faceva apprezzare soprattutto in apertura di ripresa, chiamando tacconi a 4 difficili interventi nel giro dei primi 12 minuti, da applausi l'ultimo su stupenda rovesciata di Schachner, ma successivamente concedeva troppo all'efficace gioco di rimessa della Juve, che al 75esimo raddoppiava con un grande spunto sulla sinistra di Rush, che entrava in area, chiamava fuori dai pali di Leo, per poi batterlo con un calibratissimo pallonetto che spediva la palla nell'angolo opposto a quello di tiro. L'Avellino tentava ancora coraggiosamente di replicare, ma fatalmente era costretto ancora una volta a scoprirsi, e l'ennesima lucida azione di rimessa juventina propiziava a 3 minuti dal termine il terzo gol firmato dall'ex di turno Alessio, con un pallonetto dalla misura che pescava di Leo fuori dai pali. Notazioni: nella Juve il pacchetto centrale, come già accennato, sta acquisendo elasticità e quindi efficacia, e della circostanza si giova prima di tutti Rush, che tuttavia non può ancora contare a nostro avviso sul miglior Laudrup, così come l'Avellino ha bisogno di recuperare in tempi brevi il miglior Colomba e considerare l'opportunità di utilizzare a tempo pieno Di Mauro. I migliori tacconi Brio, Rush, De Agostini, Benedetti, Storgato, Schachner ed Alessandro Bertoni, ammonito Anastopoulos al 63esimo, le sostituzioni: Vignola per Magrin al 46esimo, Di Mauro per Colomba al 64esimo, Bonini per Laudrup al 73esimo, Mariani per Murelli al 75esimo. I gol: autorete di Colantuono al 38esimo, Rush al 75esimo, Alessio all'87esimo. Ha diretto Balda, se vi ricordiamo ancora il risultato finale, Juventus 3, Avellino 0, e giriamo la linea a Luzzi.